microfono se ti metti. Buonasera, iniziamo questa diretta, sono ancora solo, i miei assessori mi devono raggiungere, sto aspettando l'assessore Minutoli che ci farà il punto della situazione, delle attività che sono state svolte oggi qui al COC e anche quello che è un po' il bollettino della giornata. Inoltre ci sarà anche l'assessore Calafiore con la quale affronteremo altri casi specifici che riguardano la Messina Family Card e questo è l'argomento principale che stasera vogliamo affrontare. Per inciso, prima di entrare nel vivo
di questi argomenti mi arrivano segnalazioni sempre più delicate riguardante la situazione sullo stretto di Messina e, come ho avuto modo già di dire, ho fatto anche qualche post con fotografie genuine, non sono delle fake, questo ve lo posso sottolineare, sono foto che riguardano la situazione delle ore 18 di oggi, ma le medesime foto mi sono arrivate per la situazione dei giorni scorsi. È ovvio che anche l'ulteriore richiesta che è stata formulata al presidente Musumeci di introdurre altre due corse nei momenti di punta riguardante la mattina e riguardante anche il pomeriggio, purtroppo è stata respinta. Questa è la situazione che si presenta, questa è la situazione che oggi si è registrata per l'ennesima volta. Nave piena di macchine e di persone senza a piedi, più vi assicuro che ho lì proprio una persona che gli ho chiesto di farmi la cortesia di sacrificarsi, sono rimaste con l'impossibilità di imbarcarsi circa 80 macchine ferme lì, fotografate anche per avere la genuinità del quadro. Questa conferma di come in ogni caso della situazione di Messina, della situazione del transito nello stretto di Messina e quindi del transito attraverso la porta principale della Sicilia, come vedete se ne sono continuati a fregare e continuano a fregarsene. Purtroppo questa è l'amarezza che mi rimane a seguito di tutta l'attività che abbiamo svolto. È inutile assistere così ad interventi con le lacrime di coccodrillo, quasi, ne ho postato uno pure oggi dell'onorevole Antonio De Luca, che preciso non siamo parenti, lui è un deputato regionale di 5 Stelle, come gli dico sempre quando ci vediamo scherzosamente, di buono ha solo il cognome, ovviamente nel rispetto delle parti, il quale onorevole De Luca ha detto, la dichiarazione risale a qualche giorno fa, se non ricordo male, l'11 di aprile, che effettivamente la soluzione proposta dal sindaco Catero De Luca è giusta, che la proposta del sindaco De Luca non solo è giusta, ma la doveva fare propria il presidente della regione siciliana. Qui aggiunge, ecco perché gli dico sempre che di buona solo il cognome, una parte nell'intervista dove sostiene che non si spiega come mai il sindaco Catero De Luca non abbia chiesto a Musumeci di fare un provvedimento per adottare questa banca dati. Ovviamente Antonio De Luca lo ha fatto perché non può, nella sua posizione di deputato di 5 Stelle, darmi ragione al 100%, se no poi rischia, non campa più, perché i suoi colleghi deputati nazionali, naturalmente, che hanno prima fatto il silenzio, poi hanno fatto la guerra e ora non hanno fatto niente, tant'è vero la situazione è rimasta tale e quale, finisce che lo scolacciano. Quindi ha dovuto inserire una parte della storia che è finta, che è falsa. Tutti quanti sappiamo che, tanto per ricordare sempre la storia, perché se no ce lo dimentichiamo, che noi abbiamo chiesto al presidente della regione siciliana di fare una ordinanza e adottare lui questo modello della banca dati si passa a condizione. Lo abbiamo fatto prima del 22 marzo, l'abbiamo fatto anche dopo con l'ordinanza del 23 marzo, l'abbiamo fatto anche con le note del 28 e 30 di marzo, con una nota prefettizia del 30 di marzo inviata anche al ministro dei trasporti. E allora non so noi cosa dovevamo fare altro di fronte all'omissione istituzionale, di fronte all'insensibilità o alla ripicca o al dispetto, chiamatelo come volete, di chi sta sopra di noi. Che dovevamo fare? Dovevamo adottare con nostra ordinanza il provvedimento intanto per dimostrare che la nostra soluzione non solo era valida, era l'unica, senza presunzione. Ed ecco perché il 5 di aprile
quindi dopo quasi 20 giorni di trattative istituzionali, di tavoli, di riunioni del nulla. Dopo tutto questo, io il 5 di aprile ho fatto l'ordinanza che è entrata in vigore l'8 di aprile, lo voglio ricordare a me stesso. L'unico dato che è stato fornito ai messinesi e ai siciliani in merito al transito, quindi al resoconto, al report di tutti coloro che hanno transitato sullo stretto di Messina con le macchine, a piedi, distinzione tra viaggiatori e pendolari, l'abbiamo fornita noi. Noi con la banca dati si passa a condizione. Un solo giorno ci hanno fatto campare, poi ci hanno ammazzato, perché sapete bene che il 9 di aprile c'è stato il Consiglio dei Ministri, il decreto del Presidente della Repubblica, che ha annullato l'ordinanza del sindaco De Luca. E allora questo lo voglio sempre ricordare, perché sono ancora additato da certi soggetti come l'onorevole Cracolici, che oggi è intervenuto nel Parlamento siciliano, dove mi ha definito un podestà. Certo, io a differenza sua non prendo gli oltre 10.000 euro al mese che prende lui, ma vabbè, questo bontà sua, ma non è questo il tema. Io ci metto la faccia ogni giorno e mi prendo mie responsabilità. L'onorevole Cracolici è da 30 anni che è lì, che galleggia sulle nostre spalle. E cosa ha fatto l'onorevole Cracolici? Onestamente ancora non l'abbiamo capito, però ogni tanto deve per forza creare polemica per ricordare ai siciliani che lui esiste. Beh, esistere così a questo prezzo, per carità di Dio. E quindi nel suo intervento ha detto: De Luca un podestà che andrebbe rimosso. Cracolici, prova a rimuovere il sindaco De Luca, tu e i tuoi compagni di merenda politica. Prova tu a rimuovere definitivamente un sindaco che si batte ogni giorno per la sua terra. Vediamo se non succede una sommossa popolare. Eh sì, perché caro Cracolici, voi che ancora appartenete alla logica del muro di Berlino, con tutto il rispetto dei veri comunisti, tu rappresenti i pseudo comunisti, è logico che campate semplicemente con l'ipocrisia istituzionale. E va bene, ci prendiamo anche questa, ma il risultato ad oggi è sempre sotto gli occhi di tutti. Lo ricordo con amarezza e vi ho detto anche, non sono andato avanti perché farmi rimuovere come vorrebbe il Cracolici di turno non serve alla causa, perché non avrebbe risolto comunque il problema. Fare l'agnello sacrificale se ha un senso, se non ha senso eliminare un rappresentante del popolo che fa il proprio mestiere rispettando il patto che ha col territorio e scontrandosi anche con le istituzioni che stanno sopra le proprie teste, perché continuano a partorire angherie contro il territorio, è logico che non può assolutamente essere consentito. Quindi su questo argomento vi ho dato un aggiornamento, vi ho voluto ricordare la storia perché qualcuno alla memoria corta ha cominciato a porre il problema a De Luca. Sindaco De Luca, faccia qualcosa più di quello di farmi di rischiare di farmi ammazzare. Ancora non so cosa rischierò, perché è ovvio che ormai sono nel libro nero di certi sistemi e di conseguenza mi devo aspettare di tutto, e quindi questo lo so perché già ci sono passato. Cosa devo fare altro? Io non posso fare altro che semplicemente testimoniarvi intanto come stanno le cose. Ce ne ricorderemo al momento opportuno. Intanto però, che nessuno prenda come scusa questa situazione, si continua a stare a casa, abbiamo questi altri 15 giorni di sacrifici, nella speranza che i nostri sacrifici, e li stiamo facendo, e vi dico sempre grazie perché avete dato una lezione a tutti di cosa significa in ogni caso rinunciare alle proprie libertà, ci consenta di riprendere il nostro percorso. Quindi questo ci tenevo a precisarlo anche in relazione a quella che è la situazione della legge di stabilità. Di questa ne dobbiamo parlare perché ci interessa, e ne parlerò subito dopo l'intervento di Max Minutoli, che è arrivato, e del nostro assessore Calafiore, che è pervenuta, e affronteremo con lei alcuni interventi puntuali. Intanto vi voglio dare però le risultanze riguardante le attività di oggi su quella che è la nostra card, che
che vi sottolineo, non esiste in tutta Italia un sistema con questa impostazione che ha dato già questi risultati. Non c'è. Questo ne sono orgoglioso, perché è un lavoro che tra una polemica e l'altra, no? Tra uno scontro e l'altro, sempre per dirvi che noi l'amministrazione della città non l'abbiamo assolutamente perso di vista. Quindi per me questo è importante. Bene, e allora anche da questo punto di vista vi voglio dare l'aggiornamento con il commento di alcuni dati che dobbiamo doverosamente fare. E allora, oggi il dato importante è il seguente. Il dato delle domande validate, da quello che vedo, è sceso, perché ci sono le domande annullate, giusto? Sì, sì. Quindi le istanze tra le annullate e le valide avevano quasi raggiunto la soglia delle 10.000 istanze. Cosa è successo? Di questi quasi 10.000 istanze ne rimangono, correggimi se sbaglio assessore, allo stato attuale validate 7.783, perché 2.005 domande sono state annullate. Allora, qua desidero fare una prima precisazione e vi voglio anche leggere un messaggio, e ve lo leggo integrale, me ne prendo la responsabilità. Sì, Alessandro, sì, certo, assolutamente sì, io me ne prendo io la responsabilità, tanto gli avvocati ce l'ho a cottimo, quindi una querela in più, una querela in meno, e poi vorrei capire perché la querela. Vabbè, non faccio il nome e cognome, forse, ecco, leggo il fatto però, vedete, l'assessore Calafiore, questo, ecco, amicizia che mi manifesta, dice uno in meno, vabbè. E allora vediamo di leggere questo breve, questo quello breve, quello là del cattivello, no? Mi arriva questo messaggio oggi pomeriggio, sono due interessanti, questo è perché sono i casi specifici, e poi vi vado spiegando i dati della Family Card. Caro sindaco, dopo i complimenti che le ho fatto, le rivolgo le mie critiche. Due punti. Perché non avvisare che i buoni spesa sono bloccati e che dopo aver riempito il carrello di spesa ci vedono negare il mangiare? È giusto umiliare il cittadino? Vergognati, dice a me. E allora questo signore, che potrei fare in un attimo nome e cognome e sputtanarlo, è stato beccato da noi, ci sono le mail, giusto? Sì. Ha dichiarato il falso, non poteva avere la card. Quando l'abbiamo beccato, ha continuato, ha modificato. Quindi prima ha dichiarato di non avere il reddito, poi ha modificato la dichiarazione, a seguito della modifica delle dichiarazioni è emerso che non gli toccava, no, che è il reddito di cittadinanza, e quindi doveva essere messa a verifica come tutti quelli che hanno il reddito di cittadinanza categoria sì. Quindi nel frattempo che facciamo? Sospendiamo la card, assolutamente, come prevede il nostro avviso. E allora, caro signore, come è stato anche comunicato, caro signore Pinco Pallino, io vi ho avvertito prima e vi ho detto non vi fate beccare in una situazione spiacevole. Quindi lei prima ha fatto la dichiarazione falsa, quando poi abbiamo avvisato e dire state attenti, ha cambiato la dichiarazione. Dal cambio della dichiarazione, e quindi prima ha dichiarato di non avere sussidi pubblici, quando ha dichiarato questo di avere sussidi pubblici è andata alla fascia C, cioè quelle che noi stiamo incrociando con la banca dati IMSS, e quindi nelle more dell'incrocio intanto si sospende l'emissione, perché comunque avete un sussidio pubblico per intanto poter comprare gli alimenti, perché qua all'improvviso, lo devo dire,
Qua ora abbiamo scoperto che tanti all'improvviso stanno morendo di fame. E io, guardate, io ho una grande sensibilità. Però chi è che ci prende in giro in un momento così delicato? O chi ne approfitta e scarica qualche borsa di spesa? Guardatemi negli occhi così, perché io so che il soggetto a cui mi sto rivolgendo mi sta guardando, che scarica qualche borsa della spesa prima di arrivare a destinazione dove deve essere consegnata e la scarica presso i propri familiari, sappia che una situazione del genere in questo momento non è mai giustificabile, perché questo in ogni caso significa essere ladri, ma farlo in questo momento e quindi far arrivare la borsa della spesa con qualche cosa mancante, perché guardate, noi abbiamo delle borse della spesa che sono standardizzate, se manca qualche cosa è perché qualcuno se l'è fregata. Io allora lo voglio dire con la massima chiarezza, mi auguro di non ricevere più segnalazioni del genere, che abbiamo naturalmente verificato, perché questo significa sporcare il lavoro di tutti, giusto Max? Sì. Oh, quindi lo voglio chiarire e non ne voglio più parlare, nella speranza che non si approfitti di queste situazioni, che sono veramente azioni da sciacallo. Quindi ho voluto citare il caso del signore Pinco Pallino come il soggetto che sfida e dice al sindaco di vergognarsi, perché oggi il sindaco gli ha impedito di truffare la comunità. Bene, me ne prendo la responsabilità, e sappia che la sua posizione non verrà vista in modo diverso rispetto alle altre, perché io, guardo, il rispetto è il vostro stato di necessità comunque, come vede, ok? Quindi le dico che ha dichiarato il falso, lei comunque rischia, perché ha dichiarato il falso, di non accedere alle altre due misure, quella per le bollette e quella per quanto riguarda il canone d'affitto dell'abitazione principale. Ecco cosa significa dichiarare il falso già per la prima misura, quella alimentare. E non è vedana ripicca, è la regola. Lo avevo detto dall'inizio, perché gli avvisi che farete, che facciamo, che stanno per uscire, ci sarà una bella clausola. Chi ha dichiarato già il falso in relazione all'avviso per il sostegno alimentare non può partecipare alle altre misure. Lo avevo detto e lo faccio, perché questo significa, noi che ci stiamo svelando tutti e modulando tutti, che si approfitta di uno stato di bisogno che magari c'è, ma è meno ovviamente urgente o anche di dimensioni minori rispetto ad altri. Altro messaggio che devo leggere, e che ovviamente attiene ad altri casi specifici, è il seguente. Buongiorno sindaco, io usufruisco della Family Card. Oggi sono andato al supermercato, non dico quale, sempre perché l'avvocato Calafiore mi consiglia di non dire. Sono andato al supermercato, va bene? Oh, a fare la spesa, e non mi hanno fatto comprare la Nutella. Io che la notte mangio Nutella per ora. Io senza Nutella, Max, come farei? L'unico modo per ora per calmare la mia adrenalina, mi sfogo con la Nutella, un cucchiaio di Nutella. Quindi a comprare la Nutella, non mi hanno fatto comprare comprare Nutella, non fanno comprare detersivo in polvere, non fanno comprare tovaglioni e bicchieri, non fanno comprare surgelati, non fanno comprare le brioscine della Kinder e altro. Volevo solo capire se magari i nostri figli sono bambini di terza categoria, essendo che non fanno comprare queste cose. E poi un'altra cosa, perché non semplificate questa Family Card? Perché una deve generare il codice, questo lo devi spiegare tu questi passaggi, deve generare il codice, poi dopo che finisce lo scontrino deve andare al box, poi dal box deve andare
di nuovo alla cassa. Io oggi ho fatto solo alla... devo andare alla cassa. Dopodiché, vediamo che cosa ha aggiunto, che è un'altra cosa comunque importante. Quindi, alla cassa io oggi ho fatto 2 ore di fila. Volevo anche dire che ho 150 euro la settimana, ma se uno spende 1 euro di più, dove li prende? Oggi c'erano persone là, come me giustamente, che devono stornare la spesa per arrivare alla cifra. Beh, questo è l'altro problema che pone ora. E ora rispondiamo. Allora, ora risponderemo anche a questi. Questi ve li ho voluti leggere perché comunque è ovvio che al di là di tutto sono questioni pratiche alla quale rispondere. Se non ci fanno prendere la Nutella, cambiamo subito la... Io che sono, ne usufruisco in continuazione. Ma sindaco, neanche di omogeneizzare, perché è un altro caso che mi è capitato, infatti... Ah, ma stiamo prendendo nota, per esempio, bene. Allora, vi fornisco ora i dati completi della... e vi completo il ragionamento. E poi passo la parola a Max. Passo la parola pure alla Calafiore. Guardate che alla fine affronteremo un argomento molto interessante, che sono anche le risultanze degli studi di stanotte che abbiamo fatto in videoconferenza per quanto riguarda la legge di stabilità regionale e altre questioni che ci riguardano. Allora, vi completo i dati ad oggi. Quindi, 7.783 domande valide, 2.005 domande annullate. Qua voglio chiarire una cosa, perché da ieri, se non ricordo male, ecco perché c'è l'impennata, sono arrivati i famosi bonus agli imprenditori, 600 euro se non ricordo male, no? Quindi devo dire che tante domande sono state annullate ieri perché io mi sono fidato di voi e voi siete stati onesti. Il patto era che fino a quando non vi arrivava il sussidio potevate utilizzare la carta, perché se non era da come vivere è inutile, non vi potevo lasciare io alla mercé della burocrazia. Quindi vi abbiamo aiutato, avete usufruito per una settimana della card e ieri l'avete restituita. Bravi, si fa così. E devo dire che oltre il 50%, questo lo potremo analizzare, mi diceva Cicala, oltre il 50% sono rinunce collegate al bonus che sono arrivati. Sì. Guardate che questo è un dato importante, cioè significa che sono 1.000 titolari di partita IVA, i poveri, i nuovi poveri del coronavirus, che se non c'era la Family Card, cosa facevano? Per 10 giorni. E queste sono tutta gente che abbiamo anche sostenuto prima, sicuramente con il Banco Alimentare, grazie al sostegno che ci è pervenuto, quindi con la cosiddetta borsa della spesa. Ecco cosa significa una comunità solidale. Qualcuno sì, mi ha anche detto che forse non gli conveniva neanche richiederlo questo bonus, perché poi magari la nostra misura dava un... Ora lo preciserai, per carità, non entriamo nel merito della mancia di Stato, noi abbiamo un altro tipo di impostazione. Però questo va precisato, cioè sulle 2.000 rinunce annullate non sono 2.000 domande di persone che avevano tentato o avevano sbagliato a fare la domanda, perché ne abbiamo anche viste che alcune hanno sbagliato la domanda. Certo, il messaggio di prima che vi ho fatto, che vi ho letto, è sicuramente sinonimo di una persona non in buona fede, e ce ne sono nel gruppo. Quindi nelle 2.000 però saremo in condizione di spacchettare, questo è un dato che magari ora come sabato si chiuderà il sistema, ci tengo, perché è giusto dirlo, su 2.000 annullamenti ne arriveranno altri sicuramente. È importante distinguere chi ha mantenuto il patto che abbiamo fatto, mi fido di voi, mi fido di te, e quindi restituzione della card, e chi invece ci ha tentato, come si suol dire. Di queste 7.783, quindi domande validate, che corrispondono al 7,82% del totale del nucleo del familiare residente a Messina. Guardate, questo è un altro dato importante, ribadisco. Appartengono alla fascia A, cioè che non hanno nessun reddito, e fascia B, che non hanno nessuna forma di sostegno pubblico,
5.792, quindi abbiamo unificato le due fasce, quindi 5.792 domande. Alla fascia C, cioè che percepiscono una forma di sostegno pubblico, che ora andremo a verificare, e quindi magari andranno, non prenderanno nulla con questo aiuto, ma potranno partecipare alle altre, agli altri due visit, la fascia C sono 1.991. L'importo erogato è 2.707.952. E di questi importo di 2.707 ne sono stati spesi 449.555. Lo sapete cosa significa? Anche quest'altro dato. Che è stato speso il 97,9% della somma spendibile la prima settimana. E allora, al di là di tutti i problemi che ci sono stati, eccetera, che cosa significa questo? Che la misura che abbiamo messo in campo ha funzionato quasi al 100%, perché la card funziona così: massimo potete spendere un quarto dell'importo che vi è stato concesso, perché è strutturato su 4 settimane. Quindi che significa? Che la prima settimana si potevano spendere praticamente quasi 500.000 euro. Esattamente, anzi, 600.000 euro moltiplicato per 4 fa 2.700.000. Ebbene, noi siamo arrivati a una spesa del 97,9%, quindi significa che la misura ha funzionato al 100%. Brava, cara Fiore. Nonostante tutti i problemi che ci sono stati e che ci sono ancora, sono questi dati che alla fine confermano che, anche con i disagi, per carità, che avete subito, però alla fine l'abbiamo utilizzata, è servita. Ecco il dato ufficiale, ecco le statistiche a cosa servono, e naturalmente da questo punto di vista siamo veramente soddisfatti. Ripeto, non c'è un sistema in Italia che è stato impostato in questi termini, con questa metodologia, e che ha dato questo risultato. Bene. E allora io mi fermo, do la parola all'assessore Calafiore, che affronterà nel dettaglio altri casi specifici, integra tutto quello che ritiene opportuno sul mio intervento. Completerò poi, dopo aver dato la parola a Max, con altri argomenti molto molto importanti. Sì, sindaco, io intanto desideravo specificare una cosa, perché ancora prima di quel messaggio che hai ricevuto tu per la Nutella, io ho ricevuto un'altra segnalazione di una signora che non era riuscita a comprare gli omogenizzati. Bene, in merito a questo sto già facendo predisporre una nota dal dirigente da inviare a tutte le attività commerciali, perché si devono attenere a quanto indicato nella convenzione. Noi nella convenzione escludiamo soltanto gli alcolici e i cosmetici, gli altri beni devono essere dati, i detersivi, le brioscine, gli omogenizzati. Non si possono permettere di non far acquistare questi beni alle persone, e questa è una grave mancanza che naturalmente dico, noi intanto vi mandiamo la nota, dopodiché se noi abbiamo altre segnalazioni è chiaro che revochiamo la convenzione, perché l'avete violata e non esiste che ci sia un'umiliazione delle persone. I patti devono essere rispettati, la convenzione è stata firmata e quindi deve essere puntualmente rispettata, perché una misura per funzionare ha bisogno anche della collaborazione di chi ha voluto aderire all'iniziativa. Nessuno è stato costretto, avete aderito, quindi dovete rispettare assolutamente in maniera precisa quello che c'è specificato nella convenzione. Con riferimento ad altri casi particolari, io ho ricevuto anche telefonate di persone che hanno la residenza a Messina, hanno richiesto la Family Card, ma guarda caso poi di fatto stanno al nord, stanno in paesi qua vicini, e volevano utilizzare lo stesso la Family Card. Ora, la residenza a Messina è un requisito essenziale per poter utilizzare la carta, che deve essere utilizzata qua. Dico, non sono ammessi gli spostamenti da un comune all'altro, sono fra l'altro vietati, come ben sapete. Quindi se avete una casa qui e quindi volete utilizzare la Family Card, dovete necessariamente tornare qui e poterlo utilizzare, perché gli spostamenti non sono ammissibili. Io non entro in merito a quelle che sono le singole situazioni, se vi siete trasferiti nella seconda casa, nella casa a mare, se avete altre situazioni, ma questo è il dato: gli spostamenti non possono essere fatti, e quindi poi non potete dire che l'amministrazione non vi ha consentito di spendere la Family Card, perché dovete stare qua per poterla spendere. Quindi su questo non c'è nulla da dire.
Il nostro servizio, fra l'altro, di telefonate ha sempre funzionato, è stato sempre molto, molto operativo. Infatti abbiamo avuto circa 600 telefonate a cui si è stata data una puntuale risposta mediante il collegamento che abbiamo con le assistenti sociali al satellite, e poi l'help desk che ha funzionato per tutti quei problemi tecnici che avete evidenziato. Vi assicuro che comunque c'è stata una risposta puntuale a tutti, alcune segnalazioni sono arrivate anche a me e ho prontamente cercato di risolverlo. Quindi noi siamo qua, se c'è qualche piccolo problema, qualche piccolo disguido, cerchiamo di risolverli assieme, e nel corso della giornata anche delle situazioni che andavano rettificate sono state rettificate. Sotti troppo sì. Buono, perché mi arrivano messaggi e poi li perdo. Allora, buongiorno sindaco, vorrei sapere per noi cassa integrati che ancora oggi non è arrivato nulla, si può fare qualche cosa? Grazie. Io non posso farvi nulla, vi abbiamo detto, come per quanto riguarda gli imprenditori che aspettavano il bonus, fino a quando non usufruite della cassa integrazione, che non l'incassate, noi siamo a vostra disposizione, o dandovi la spesa o avendo fatto l'istanza della Family Card, che dovete restituire, perché io mi fido di voi nel momento in cui avete sul conto la cassa integrazione. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, questo è importante per tutti. Altra cosa che mi è stata mandata in questo momento, la leggo perché è molto importante, ci sono arrivate varie sollecitazioni. Buonasera caro sindaco. Mio marito ha finito la quarantena l'11 d'aprile, praticamente dovrebbe fare il tampone, ma non si sa quando. Vorrei sapere che tempi ci sono, però se riaprono i cantieri mio marito deve ripartire, ma senza aver fatto il tampone non può partire. Che fa? Perde il lavoro? L'ASP non risponde. Come ci dobbiamo comportare? Me lo dice lei? Avete qualche numero particolare per chiamare? Grazie per la sua disponibilità. Bene. Max, ti chiedo per favore di mandare una mail ufficiale per questi casi. Noi purtroppo non dipendono da noi, però interveniamo. È logico che questa è una situazione delicata, ho ricevuto tante segnalazioni del genere, perché c'è una naturalmente asseverazione che deve essere fatta in relazione a quelle che sono situazioni di quarantena che sono state concluse e che naturalmente chi le ha concluse rispettando le regole non può assolutamente continuare a soffrire lì. Poi l'ultima cosa che è anche importante, qualcuno mi scrive se può essere cedibile la card, è ovvio che no. Mi è arrivato un messaggio, dice, siccome non la consuma tutta, la può cedere a qualcuno? No, mi dispiace signora, non la può cedere a nessuno, rimane nelle casse pubbliche e usufruirà qualcuno che ne ha bisogno, non è cedibile. E infatti abbiamo fatto questo meccanismo perché il traffico illecito dei buoni alimentari noi ovviamente lo abbiamo evitato, abbiamo preferito rischiare con meccanismi che abbiamo dovuto mettere in piedi proprio per evitare esattamente la cessione del buono al portatore. Infatti in merito a questo però bisogna specificare che chi non ha speso l'importo della settimana può utilizzarlo nella settimana successiva, non è un problema. Per quanto riguarda invece una spesa che supera l'importo che si ha a disposizione, stiamo vedendo di attuare un meccanismo che ci consenta anche di fare in modo di pagare eventualmente la differenza che manca per la somma. Per noi è importante, perché noi queste somme le dobbiamo rendicontare, quindi dobbiamo capire anche se ci sono state delle anche piccole differenze che sono state spese dagli interessati e capire quanto sono, perché noi dobbiamo rendicontare soltanto la parte relativa al coupon, non possiamo rendicontare altro. Quindi questo è un problema che abbiamo posto, stiamo vedendo anche tecnicamente come risolverlo, perché naturalmente ci rendiamo conto che ci sono tante piccole cose che devono essere affinate, e noi vogliamo mettere sempre più le persone nelle condizioni
condizioni di poter sfruttare al massimo il coupon. Quindi ricordatevi che comunque se rimane qualche somma può essere spesa nella settimana successiva, non c'è alcun problema. Oggi poi c'è stata una presenza più consistente nelle circoscrizioni, c'è stato anche qualche consigliere che è andato a verificare, a fare un sopralluogo. Allora la maggior parte di queste presenze è stata dovuta alla necessità di procedere all'annullamento delle pratiche. Alcuni non sapevano come fare con la procedura, sono stati assistiti e la potevano fare automaticamente, altri invece dovevano modificare alcune situazioni perché si erano accorti che avevano sbagliato, comunque volevano mettersi in regola, e questa procedura deve essere fatta con l'assistenza appunto del personale, quindi o tramite help desk oppure tramite la circoscrizione. E quindi c'è stata una presenza più significativa, circa 480 utenti nelle 6 circoscrizioni, e teniamo conto che il satellite che funge da supporto alla terza circoscrizione è rimasto chiuso ieri e oggi per operazioni di sanificazione, ma domani sarà aperto, anche perché il dato rilevante è che le domande più consistenti sono proprio nella terza circoscrizione, circa 1900 domande, quindi proprio per questo noi avevamo messo a disposizione un'altra struttura che domani comunque sarà attiva, quindi anche quella presenza più consistente che c'era anche nella terza circoscrizione può invece adesso essere diluita attraverso il satellite che funzionerà da domani mattina. Per il momento non mi viene in mente nulla, magari poi farò qualche altro aggiornamento. Benissimo, Max, andiamo agli aggiornamenti, così poi io affronto l'altro argomento. Allora, dici come stanno le cose e cosa avete fatto oggi. Buonasera a tutti. Allora, do lettura dei dati pervenuti dall'ASP oggi, aggiornati alle ore 11. 370 sono i casi complessivi, quindi sono aumentati di 4 rispetto a ieri. 133 sono i ricoveri, 48 sono i guariti, quindi 2 in più rispetto a ieri. Sono 38 invece i decessi, uno in più di ieri. È morto un 45enne con patologie pregresse, ricoverato al Cotroni Zodda di Barcellona. Sono pervenute 15 segnalazioni sul form presente online del Comune di Messina, quindi in totale dal 9 marzo 2020 sono 2133 le segnalazioni per autoisolamento. Sono state gestite 479 chiamate dal call center della Protezione Civile, delle quali 478 legate a situazioni generiche e informazioni sulla Family Card e una di comunicazione di autoquarantena. Sono pervenute inoltre 44 mail, delle quali 29 generiche dell'ufficio, 2 per comunicazione di attraversamento sullo stretto e autodenunzia, 2 ad uso interno, 9 sono quelle del COC in uscita, 2 sono mail per Family Card. Sono invece state gestite dalla Social City verso vari soggetti oggi le consegne di 150 pasti caldi e 349 buste della spesa. Sono invece state gestite dal segretariato sociale della Messina. Come significa City, famiglie, quando diciamo busta della spesa, sono 349 quindi, famiglie. Certo. Quindi tra pasti, no? Chiariamolo, perché sai che intanto tra pasti. Facciamo che sono. Ecco, e buste, sono quindi 499, 500 famiglie oggi sono state. 500 famiglie che vengono assistite attraverso forniture materiali. E ne approfitto da questa interruzione per dire questo. Mi arriva quest'altro messaggio. Salve signor sindaco, io ho barrato la lettera C visto che ho una pensione di invalidità e siamo in 3, non ho ricevuto nulla. Allora, abbiamo detto che noi tutta la lettera C la iniziamo a lavorare ora e prossima settimana comunque si sblocca, perché chiuderemo a sabato, abbiamo detto 18 aprile, giusto? Sì, sabato si chiude con la presentazione delle stanze. Nel frattempo abbiamo già comunque credo completato l'incrocio con la banca dati INPS, sì, perché man mano ci arrivano altri sbloccheremo dati. Ora comunque cerchiamo di velocizzare anche la lettera C. Nel frattempo vi abbiamo detto che chi è nella lettera C può usufruire comunque dell'aiuto alimentare nel frattempo che rilasciamo la carta. Non c'è nessuna vergogna, guardate, tra di noi non bisogna vergognarsi, quindi chi è in queste situazioni ha fatto una dichiarazione onesta e siete fermi, perché noi purtroppo abbiamo avuto difficoltà ad avere le banche dati perché a livello regionale questa operazione non è stata fatta, quindi ce la siamo dovuti fare noi a Messina, purtroppo abbiamo avuto su questo dei ritardi. E allora voi avete già comunque un reddito pur se minimo che riguarda la pensione di invalidità, quello che è. Ma se non ce la fate non vi preoccupate,
Non siamo qui a discutere per la borsa di spesa, uno in più o uno in meno. Ci fidiamo e ci sosteniamo. Scusami, Max. Sono inoltre 19 le richieste di farmaci, presidi, accompagnamenti medici gestite dalla Messina Social City. Le associazioni di volontariato oggi intervenute sono state 8 per un totale di 38 volontari. Abbiamo il report della Polizia Municipale, aggiornato alle 18 di oggi. Sono stati effettuati 1.494 controlli di attività commerciali, 123 controlli sui veicoli, 50 controlli di pedoni, 169 autocertificazioni, 34 assembramenti. Sono stati levati due verbali in violazione dell'ordinanza 232 per un totale di 900 euro, un verbale in violazione della legge 184 per l'importo di 5.166 euro, un verbale in violazione del decreto legislativo 193 per l'importo di 3.000 euro e un verbale in violazione della legge, del decreto legislativo 152 con una sanzione penale, una denuncia praticamente in violazione dell'articolo 633, 635 e 639 codice penale, 4 sequestri giudiziari e un verbale in violazione dell'ordinanza regionale 16 per l'importo di 400 euro. Non abbiamo dati sostanziali ulteriori, abbiamo semplicemente da ringraziare oggi la bottiglieria Rizzo della signora Galletta Maria, che ha donato delle confezioni d'acqua, la farmacia Schulz di Fiurci Siculo dei prodotti per bambini, i tassisti Jolly e i trenini Pel Car hanno donato dei generi alimentari che sono stati impiegati per la costituzione delle borse della spesa che abbiamo mandato oggi alle famiglie, la ditta Santino Sanò ha mandato 20 confezioni d'acqua, l'associazione Cocorito dei generi alimentari, i signori Saro Alessandro e Simone delle maschere di Decathlon e poi la comunità evangelica del Pastore Croce insieme a Salvatore Lanfranchi oggi hanno distribuito mascherine al rione di Santa Lucia. Poi ci sono... un attimo, mi intercalo un attimo e poi andiamo avanti. Allora, che è importante anche perché tanti. Allora, mi arriva questo messaggio: sindaco, io voglio dare una mano se avete bisogno. Sono a vostra completa disposizione, sono disoccupato, vorrei dare una mano ovviamente a scopo di volontariato, mi faccia sapere, aspetto sue notizie anche in diretta stessa, grazie mille. Allora, lo dico, ma qui c'è il decano del volontariato, sa come funziona anche la nostra Calafiore. Io vi ringrazio di questo, non abbiamo neanche potuto consentire ai consiglieri comunali di stare qui, e li ringrazio pubblicamente a tutti, indistintamente, perché comunque dal primo giorno si sono messi a disposizione. Non ne abbiamo potuti neanche consentire di fare consegne a casa o di stare qui, perché? Perché volontari non ci si improvvisa, soprattutto in quando si tratta di emergenze sanitarie come queste. Perché se poi qualcuno di voi, perché questi sono ambienti dove è un porto di mare, come si suol dire, se per assurdo prende il coronavirus in occasione di questa attività, come la mettiamo? Non avete fatto un corso, non avete l'assicurazione, non ci viene consentito. Quindi i volontari non è gente che, per carità, per spirito di nobiltà, all'improvviso si alza e si mette a disposizione, soprattutto in questo tipo di emergenza. Quindi noi vi diciamo grazie, ma possono collaborare solo le persone che hanno fatto dei corsi, sono iscritte alle associazioni di volontariato, hanno una copertura assicurativa e noi solo di quelli possiamo, con quelli possiamo collaborare. Quindi ve lo voglio dire perché migliaia di persone, per carità, ha detto dall'inizio, a disposizione, purtroppo noi non possiamo usufruire della vostra collaborazione. Quindi vi diciamo grazie, vi ho fatto l'esempio dei consiglieri comunali, vi ho fatto l'esempio dei consiglieri di quartieri, dei presidenti, l'unica cosa che abbiamo consentito semplicemente con le dovute cautele, e ringrazio i presidenti di quartiere, ovviamente con tutti i consiglieri di quartiere, semplicemente la consegna delle mascherine, credo che è stata fatta perché lì in ambiente aperto e soprattutto fatto con un certo criterio, e la consegna anche
di, nel periodo pasquale per aiutarci ad agevolare questo percorso. Basta, il resto purtroppo non vi diciamo solo grazie, ma non possiamo assolutamente derogare a queste norme. Scusami Max. Nulla sindaco, quindi ringraziamo tutti i panifici che oggi hanno fornito del pane, hanno offerto dei generi di prima necessità, sono veramente tantissimi, oggi non ci arrivo a leggerli tutti perché siamo intorno già ai 50 panifici, quindi io li ringrazio. Grazie a tutti i panifici! Ma diventa veramente grazie anche a chi mi ha portato poco fa le lasagne! Impegnativo leggerli tutti oggi, davvero non vorrei essere... mancante nei confronti di qualcuno, magari li dividerò nei prossimi giorni e pian piano li ringrazieremo un po' alla volta perché tanti comunque sono stati già menzionati precedentemente, quindi grazie, grazie veramente di cuore e buona serata a tutti. Sindaco, allora abbiamo dei chiarimenti che deve fare la Calafiore e poi sì, chiudo io. Sì, io desideravo sindaco specificare un punto che è previsto espressamente tra coloro che possono beneficiare della misura. Ora, intanto intendo chiarire che queste indicazioni ce le ha date la Regione, non le abbiamo stabilite noi e questi sono stati anche i motivi dei ritardi, quindi noi ci siamo attenuti a quelle che erano le indicazioni regionali per poter utilizzare questo finanziamento, perché non potevamo fare diversamente, dovevamo rispettare quello che veniva detto e adeguarci in maniera precisa. Del resto tu sindaco hai firmato anche un atto di adesione, quindi dovevi aderire a quella che era la loro richiesta e uniformarti naturalmente anche ai parametri. C'è stato un punto che forse da alcuni non è stato ben interpretato o comunque è stato oggetto di discussione. Un punto che è molto preciso. La lettera B infatti dice che il beneficiario non deve risultare destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico a qualsiasi titolo e comunque denominata, e mette indicativamente tutta una serie di esempi: reddito di cittadinanza, REI, NASPI e pensione. Poi al punto C specifica che possono magari averli, li devono però dichiarare e specificare quanto percepiscono. Ora, siccome io ho avuto tante richieste anche da persone che percepiscono l'invalidità a vario titolo, l'indennità di frequenza, dicendo che non era giusto che venisse calcolata anche questo tipo di prestazione, io posso essere d'accordo con voi, però in questo passaggio la Regione mi specifica questi elementi. Comunque ho fatto anche una richiesta di chiarimenti dalla Regione, perché se la Regione mi dice che questa interpretazione, che sembra da un punto di vista letterale abbastanza chiara, perché non lascia spazio sindaco, perché qualsiasi cosa, qualsiasi titolo e comunque viene denominata, quindi praticamente comprende tutto, ma se la Regione dovesse chiarirmi che invece queste somme non devono essere considerate, dico, non ci sono problemi. Io ho chiesto tra l'altro una risposta urgente in merito a questo passaggio, anche se il dato letterale, devo dire, così come è stato formulato non lascia grandi spazi, però noi attendiamo risposte dalla Regione e abbiamo fatto anche una richiesta scritta per avere una risposta scritta e poterci comportare di conseguenza. Tra l'altro io avevo anche detto che nelle misure successive, visto anche questa interpretazione, erano stati previsti altre misure a favore dei disabili, quindi anche se in questo tipo di avviso ero costretta in qualche modo a rispettare questa misura, avevo previsto dell'altro. Comunque dico, noi aspettiamo anche un ulteriore chiarimento dalla Regione e naturalmente ci adegueremo a quello che ci indicherà. Bene, concludiamo con una precisazione che è importante, perché noi abbiamo potuto fare questa operazione, a differenza di altri comuni, in quanto abbiamo messo in moto un meccanismo di risorse, totale 39 milioni e 3, ma ne stiamo ricavando altri, stiamo lavorando in continuazione, e quindi ci siamo potuti prendere la responsabilità di far fronte alle emergenze della nostra comunità. Perché abbiamo approvato il bilancio entro dicembre e dico sempre grazie anche al Consiglio Comunale. Vi immaginate se non avevamo il bilancio approvato, come la maggior parte dei comuni, in che situazione ci trovavamo? Non potevamo fare una pianificazione così ampia. Quindi in cassa ci abbiamo 800 milioni di euro di liquidità e quindi siamo nelle condizioni di fare quello che altri non hanno potuto fare. Questo lo voglio precisare perché in data 28 marzo, ecco qua, ho degli appuntini precisi,
precisi, perché è importante sapere come stanno le cose, ma ci ritorneremo. Questo già è il primo risultato dello studio che stanotte abbiamo fatto in videoconferenza sulla legge di stabilità che è stata presentata al Parlamento siciliano. Allora, a me gli occhi. Il 28 di marzo Musumeci annuncia alla stampa l'assegnazione di 100 milioni da trasferire ai comuni per sostegno alle famiglie bisognose. Eravamo tutti contenti, tutti i media nazionali hanno parlato del nostro presidente Musumeci, che si è distinto rispetto agli altri governatori perché ha preso 100 milioni di euro e li ha dati ai comuni. 28 di marzo, ricordo la data. Bene, cosa succede? Viene fatta la delibera di giunta che individua queste risorse. Attenti a questo fatto, la delibera di giunta viene fatta, è la 124, ecco la stavo cercando, sempre del 28 marzo, la quale stabilisce che 30 milioni di euro vengono presi a valere sul Fondo Sociale Europeo, 70 milioni vengono presi sul cosiddetto POC. Ebbene, risultato di questo annuncio. L'annuncio è stato dato stile urbi et orbi, come se fosse appunto la verità infusa, no? E incontestabile. La delibera ha messo a disposizione dei comuni non 100 milioni di euro, la delibera di giunta regionale, ma 30 milioni di euro. I soldi sono stati accreditati in questi giorni e la cosa ancora più grave è che ancora stiamo a discutere della parte burocratica. Siamo oggi, ne abbiamo 15? Oggi? 16 ne abbiamo, perso il conto. E allora dal 28 di marzo al 16 di aprile, se io vi devo sfamare con i soldi che mi dà la regione siciliana, se io devo far fronte all'emergenza con quella, a quest'ora c'era la rivoluzione. Questo perché ho voluto precisare? Perché tutti i comuni dell'isola sono in difficoltà, solo 150 comuni mi pare hanno firmato l'atto di adesione, la convenzione, compreso noi, per usufruire di questo contributo, quindi quasi 250 comuni non l'hanno potuto fare. Perché ci sono una serie di motivi burocratici che vi risparmio per ora, però poi vi rispiegherò nel dettaglio. E allora siamo stati imbrogliati. Perché? Perché non è giusto dire vi sto dando 100 milioni di euro ed esporre i sindaci poi nel rapporto con la gente giustamente sa come. Vi hanno mandato i soldi a livello nazionale, vi hanno mandato i soldi a livello regionale, vi devo dire che quantomeno i soldi che ci ha promesso il governo nazionale sono arrivati. Erano circa 1,6 milioni, mentre quelli della regione erano 4,7 milioni. Di questi 4,7 milioni ne sono arrivati il 30%. E allora, stanotte a un certo punto abbiamo capito dove era l'imbroglio, ed ecco perché ho definito la legge di stabilità il festival delle contabili. Quindi, cosa vedo stanotte a un certo punto? All'articolo 7, comma 2, articolo 7, comma 2 della legge, della proposta di legge di finanziaria approvata dalla giunta regionale, che approderà nel Parlamento siciliano, credo domani o dopodomani, udite udite, sono previsti 70 milioni del POC che erano stati già dati ai comuni secondo l'annuncio del presidente Musumeci, di cui ha usufruito con grandi applausi da tutta Italia e anche da parte nostra. Il 28 di marzo lui già aveva dato i soldi ai comuni, tanto di annuncio, tanto di delibera di giunta. Ebbene, lo sapete che significa questo? La previsione dell'articolo 7,2, che se va bene questi 70 milioni ai comuni su 100 saranno trasferiti il 10 maggio, tra circa un mese. Quindi, tra l'annuncio che aveva dato i soldi, 28 di marzo, siamo al 16 di aprile e ancora un terzo dei comuni ha potuto utilizzare il 30% delle somme
che sono state date, dopodiché gli altri 70 milioni, se va bene, arriveranno nelle nostre casse il 10 di maggio. E allora, nel frattempo, che mettiamo in pentola? Le comunicazioni stampa e i post del presidente Musumeci? Ma la volete finire? La volete finire di annunciare cose che vi fate la gara col presidente Conte a chi è che l'annuncia prima e le fa dopo? Se noi non avevamo una nostra strategia, a quest'ora, cari messinesi, eravate fermi come sono a Catania, come sono a Palermo, e mi dispiace dirlo, perché è logico che i sindaci stanno pagando lo scotto della politica degli annunci di chi sta sopra di noi e ci lasciano sempre col cerino in mano nel rapporto con il territorio. E questo era una delle cose che ci tenevo a precisarvi. In questi giorni completeremo la disamina della legge di stabilità. Entro sabato speriamo di avere la possibilità di presentare la nostra idea di legge di stabilità, ma questo comunque vi dà la conferma di come noi che viviamo il territorio siamo sempre considerati carne da macello da chi sta sopra le nostre teste. Max, sindaco, concludi. Volevo aggiungere con gli altri ringraziamenti, se vuoi io ho finito, ci vediamo domani alle 18:45. Oggi i ringraziamenti li faccio semplicemente al personale della Protezione Civile e del Movimento Terra, che insieme alla ditta che si sta occupando delle emergenze alluvionali sta continuando nella nostra azione di pulizia e sistemazione dei torrenti. Il torrente Zafferia oggi è stato oggetto di interventi in contrada Fornace e contrada Monalla, interventi che non venivano effettuati da decenni e che oggi stanno dando i suoi risultati e penso saranno molto apprezzati dai residenti che li attendevano da diverso tempo. Grazie ancora. Ho concluso, sindaco, e per questo vi auguriamo una buona serata. A domani alle ore 18:45. Grazie.